Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video. Oggi è lunedì 3 agosto e sto andando a preparare la sorpresa per l'Alessia. Allora, Lally fa 22 anni domenica e domenica noi dobbiamo andare anche ad Ikea. Quindi adesso sono nella nostra gelateria preferita e prenderò una torta. Se riesco vi faccio vedere anche quante torte hanno e che modelli hanno. E poi deciderò cosa metterci sopra, cosa scriverci, che gusti fare. Sono ancora molto indeciso sui gusti, però non verrò a prendere la torta domenica, ma ho pensato di prenderla venerdì, portarla a casa dei miei genitori e lasciarla in freezer. Poi, visto che domenica devono venire con noi tutta la banda per prendere altri mobili e per concordare per la cucina, gli dico in un qualche modo, gli do le chiavi e gli dico di mettermela in macchina. Però dovrò portare il frigo con le mattonelle ghiacciate perché è una torta gelato e se si squaglia è già finita tutta la magia. È una torta a due strati, gliel'ho fatta fare perché uno strato comunque mi sembrava un po' pochino, ed è una torta per 10 persone per quanto ho capito, quindi potete immaginare, cioè non è grandissima, però per il fatto che ha due strati c'è molto più da mangiare, quindi mi ha detto che è un semi freddo, però me la può fare con i gusti del gelato, però gli ho detto di stare sulla Nutella e sul mascarpone con Barozzi, che è molto buona, gli piace, e poi la decorazione gli ho detto elegante, quindi con fiori, riccioli di cioccolato, qualcosa di molto più... E sopra c'è una ricopertura di sfumatura di bianco, di cioccolato bianco sfumato con rosa. La vedrete. Vengo venerdì a prenderla. Allora, amici, sono appena uscito dal lavoro, sono le 5 e intanto mi stanno inviando messaggi perché sto cercando di organizzare la festa per l'Alessia. Perché avete visto che ieri gli sono andato a prendere la torta. Quindi sto pensando di fargli una festa sorpresa che consiste nel sabato sera ci troviamo tutti in un locale. Lei non sa che ci sono tutti, magari cugini, amici e tutto quanto. Adesso sto mandando messaggi ovunque, per ora ne ho 4 confermati, direi. Consiste nel farli trovare tutti lì, noi arriviamo un pochettino dopo, quindi un quarto d'ora dopo, e quando scocca la mezzanotte, quindi magari prima facciamo arrivare, che ne so, 2 bottiglie di prosecco, dei cocktail, qualcosa di molto easy, perché vuole la birra, tutto molto tranquillo. E poi a mezzanotte gli ho comprato la torta, come avete visto, a 2 piani, un semifreddo, e a mezzanotte c'è la sorpresa della torta. Allora adesso sto cercando anche il locale, però penso di averlo già trovato. Adesso aspetto di scandagliare qualche altro locale, ma poi direi che ci siamo. E nel mentre, dietro di me, non immaginate, guardatela in fondo, che nero c'è. Cioè, qui davanti è così, e dietro è scurissimo, lo vedete là? Quindi beccherò acqua sfenando un grandine. E questo video si protrarrà fino a sabato sera. Così l'argomento del video sarà il compleanno dell'Alli. E poi ci sarà il secondo video della settimana, che sarà la cucina Ikea, che andiamo a finire il preventivo e l'accettazione del preventivo della cucina. Così dopo ce l'abbiamo per certo. Quindi dopo aspettiamo 3 settimane e poi ci arriva a casa con i tipi, portata su da loro, perché non voglio più pensare a Alex. Per chi non lo sappia, andate a vedere il video precedente. E ce la montano anche, così abbiamo 20 anni di garanzia, che è la cosa più importante. Sono appena uscita dal lavoro, è giovedì. Ho un attimo di tempo per parlarvi, quindi senza che c'è l'Alessia, quindi vi riesco a spiegare un po'. Ho appena chiamato il pub, bar, ristorante, un po' tutto. Si chiama 24 ore. Si chiama 24 ore perché fa 24 ore su 24, non sta mai chiuso. Ed è molto bello come locale. Allora ho chiamato, prenotato per 8. E ci siamo fatti mettere nel privé. Nel privé cos'è? Quando entri è una zona riservata, così all'entrata non si vede. Perché gli ho detto che è una festa sorpresa, così quando noi arriviamo al tavolo li becchiamo tutti lì, ma non subito quando entriamo. E poi per la torta invece la do a mia sorella, che la porta lì senza dir niente, la dà loro e gli dice che a mezzanotte la deve portare fuori. E per il bere e il mangiare, quando siamo lì, decidiamo cosa prendere. Per il resto dovremmo aver fatto tutto, ho già fatto l'ordine su Passione Unghie di un ordine di 100 euro come regalo di tutti noi. Oltretutto siamo in 8 alla fine e la torta la vado a prendere domani, che è venerdì. Io finisco di lavorare alle 5 e la vado a prendere per le 5 e mezza, gli ho detto.
Solo che Lally dovrebbe venire a casa mia, perché ormai sono gli ultimi giorni, possiamo dire, settimane, perché andare a settembre ci trasferiamo a casetta, che facciamo avanti e indietro, quindi il venerdì viene lei e al massimo gli dirò che dovrò fare degli straordinari, che so già, e gli dico di venire a casa mia direttamente per le 6:30, così ho il tempo di uscire da lavoro alle 5 in punto, di andare a prendere la torta, pagare, farvi un pezzo di video e riuscire ad arrivare a casa e metterla in freezer. E lei non deve vedere niente. Allora, amici, sono uscito, sono le 5:30. Sono davanti alla gelateria, una gelateria pasticceria, fa tutto, gelatiamo, la solita dove andiamo. Sono arrivato adesso perché sono uscito alle 5 in punto, ma col traffico e tutto è un casino, perché è dall'altra parte di dove lavoro. E ora scendo, vado a prendere la torta, vedrete forse la torta lì, al massimo quando arrivo a casa, ho calcolato i tempi, ci sto dentro prima che arriva Lally e ve la riesco a far vedere per bene. Allora amici, sono già tornato in macchina, torta presa questa qui, me l'ha già fatta vedere, è stupenda, quando arrivo a casa ve la faccio vedere perché dentro non ho avuto tempo. Ok, è arrivata a casa tutta intera nel cartone, la gelateria è quella lì ed è questa qua. Allora amici, non posso urlare, però sono le 21:47 come si vede dal mio orologio da festa. Stiamo per partire, mia sorella è già partita con la torta, l'altra nostra amica, stanno già andando là, noi partiamo alle 21 e arriviamo lì. Lei sta già sospettando di qualcosa, però sembra che stia andando tutto bene, scusate se non parlo alto, ma è qui vicino. E scusate se il mio faccione è così grande, però sembra andare tutto bene. Oltretutto mio padre e la torta ve la portate e tua sorella la riaccompagnate voi, cioè al momento ci fa scoprire, però sembra che vada tutto bene. Buonasera. Salve! Guida Guido io! Ah, guido lui, io! occhio. La mia macchina, però guida lui. Non si vede niente perché sono le Il mio bell'orologio, 22:03. 22:01. Perché dobbiamo aspettare la mezzanotte io e lui da soli. Aspettare la mezzanotte si fa. Ah, auguri, grazie, il mio compleanno e basta, è finito lì. Due bacetti e via. Vabbè, sono nata ad Oh, agosto, non è il ci sta 2020, nessuno, è il eh. 2020, Sì, quindi. poi già un nostro amico mi ha già fatto gli auguri il giorno prima. Lo vedi. Mi ha già fatto gli auguri a prima, quindi sfiga in più, sfiga in meno, va bene? Mio amore mi ha fatto una bella torta e mi basta come regalo, gli ho detto, perché, cioè, ci ha messo 3 ore per farlo, non sto scherzando, Ci ha tre messo ore. troppo. Non vi abbiamo fatto vedere tutta la preparazione perché era No, perché abbastanza, poi cioè, ci sono stati momenti complicazioni come ogni torta. momenti caldi e quindi era inutile, cioè, così. Però il Però risultato è venuto bene. è venuto bene. Però non metto foto, niente, perché appunto anche lì c'è una sorpresa Ecco, per se mia mamma. volete la ricetta. No, prima sentiamo se è Esatto, buona. prima assaggiamo. Se è buona, mettiamo la ricetta. Per il Mette. resto è tutto decorazione con pasta di zucchero. E strano ma vero, ma la rosa mi è venuta veramente. Non è difficile farla, è No. tutto quanto riuscire a lavorarla Con le con mani, le mani, esatto. insomma. Tra 2 ore è il mio compleanno. Lasciate i miei Viva te! auguri, se vi va. Dai, dai, almeno degli auguri si possono fare. È gratis, un occhio, giusto? Sì, anche quelle gratis. E basta, però domani riceverò il più bel regalo, ovvero la cucina. Quindi è un bel compleanno. Guarda chi c'è. Ciao. Qui siamo alla nuova era. E gli occhi come li hanno fatti? Che cosa ci hanno buttato Qui dentro? siamo alla nuova era di cocktail. Sono Dovrebbe pure essere inquietante. o un delfino o uno squalo, ma boh, va bene così. Usa quello grosso. Dobbiamo cantare? No, per favore. Devi spegnerla. Soffio? Vai, vai. Dai, che giro. Dai che ormai cade tutto. Soffio? Oh,
mamma. Non ho fatto in tempo. Se lo dici te. Va bene. Non ho fatto niente. È andata anche però bene. Oggi domenica, sì, è già pomeriggio tardi, però abbiamo qui la festeggiata, che oggi è il suo compleanno. Ti è piaciuta la festa? Molto. Sì? Uh-huh. È riuscita? Sì. Anche se ci sono stati spoiler un po'... di mio padre, che lo devo addestrare meglio. Non me lo sarei mai aspettato. Poi anche la torta era bella. Poi da gelatiano era anche molto molto buona. Quella è stata proprio la ciliegina sulla torta. Io ero convinta di avere un donut con una candelina. Quindi tu cosa ti aspettavi? Che andavamo lì da soli? Ma mi aspettavo che eravamo io e te, poi mi prendevo un croissant con una candela e basta. Mazza. Invece. Allora, alla fine siamo arrivati a casa alle 1.40 circa, perché dopo sono arrivati due nostri amici a mezzanotte e mezza, quindi ci siamo trattenuti un po' di più. E oltretutto ci siamo già programmati per Ferragosto, perché Ferragosto stiamo pensando di andare da qualche parte, perché ci hanno già invitato, bene, i mobili di che si spostano, ci hanno già invitato a due grigliate, però probabilmente facciamo roba noi, andiamo da qualche parte. Stiamo pensando al lago di Garda, ma vediamo un po' com'è la situazione. Quindi per questo video è tutto, scusate se c'è sole, ombra, un po' di qua, un po' di là. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, tanto è gratuito, di lasciare tanti mi piace e ci vediamo in un prossimo video. Ciao amici! Sei con la ombra.